con la forza, ma con le proposte pratiche. I lavoratori della sanità, con gli utenti che ogni giorno vengono colpiti da quello che è successo durante il coronavirus, ci sono migliaia e migliaia di prenotazioni che non sono state mai soddisfatte in piazza. Ci sarà un motivo, sì, dicevamo che quelli vanno allo stadio, che vanno alle palestre, che sono più organizzati, ok, diciamo pure questo, ma sono due mesi che si scende in piazza in tutta Italia, sono due mesi che qualcuno si sta mobilitando. I nostri conti di questo momento, noi siamo stati a tutte le assemblee su Zoom del fronte unico di classe anticapitalista, perché di questo si tratta. Tutti ragionano, dobbiamo ragionare, però non mentre lo Stato dà miliardi di prestiti alla FCA ai grandi capitalisti, manca ancora la cassa integrazione e sussidi per la maggioranza dei lavoratori. Noi siamo qui in questa piazza per lanciare un'idea di fronte unico di classe e di lotta, che unisca davvero le lotte dei lavoratori, degli sblanchi, dei disoccupati, per dire che noi la crisi non la paghiamo.